Buona la... Michele, lo zaino te la... Va bene, Totò! Aspetta che mi si imposi. Vieni, Totò! Bravo! Rosso questo! Enzo con l'arbitro, lascialo stare il segnalino. Allora la cosa è altro, pure gioca. Raddoppio della squadra ospite Real ACI. Attenzione. Oh.
Raccontiamo i fatti. Palla contesa nella tre quarti del Real ACI. Palla contesa per un presunto fallo laterale. Ognuno reclama la propria rimessa. L'arbitro assegna la rimessa laterale ai nisseni, che battono immediatamente e segnano il pareggio con San Martino. Occhio. Con il direttore generale Antonio Emma dell'Atletico Nissa, direttore, inizia il campionato di promozione girone C abbastanza scoppiettante al Palmontelli. Una sua opinione riguardo alla partita di questo pomeriggio, pareggiato al 90esimo proprio in zona Cesarini. Onore ai ragazzi che ci hanno creduto. Devo dire che siamo stati molto sfortunati, perché abbiamo preso due gol praticamente su due tiri in porta, però poi la fortuna ci ha aiutato, nel senso che i ragazzi ci hanno creduto e siamo riusciti a pareggiare alla fine. Va bene così, dico, è la prima partita, il mister sta lavorando bene, i ragazzi lo seguono abbastanza e devo dire che strada ce n'è, però siamo tranquilli perché sappiamo che siamo in buone mani e siamo felici di avere questo organico. Un girone di ferro, un girone nuovo, un girone che va verso Catania. Cosa ne pensa di questo nuovo girone? Un girone nuovo che non conosciamo. Però è più bello, perché sembra una sorpresa. Devo dire, complimenti agli avversari, oggi una squadra ben messa in campo e onestamente hanno fatto una gran bella partita, quindi ne approfitto per fare i complimenti a loro e vediamo quello che succederà in seguito. Però ripeto, è un punto interrogativo perché non conosciamo assolutamente il girone. Ci può anticipare qualcosa riguardo alla squadra, se ci sono nuovi messi? Ma oggi avete visto Andrea Di Salvo e presto ufficializziamo il bomber Rosario Genova, che abbiamo definito ieri, esattamente ieri. Ci sono altri movimenti? No, la squadra va bene così, è una bella squadra, è completa su tutti i reparti, assieme al direttore tecnico Alessio Sferrazza e al mister abbiamo scelto uno per uno i giocatori da inserire, quindi ci va bene così per il momento e spero in settimana di poter dare conferma anche sul rientro di Matteo Messina, che è da anni che è con noi, quindi per motivi di lavoro per il momento è stato un po' distante, ma pensiamo proprio che rientra anche lui in organico. Mister, un pareggio scoppiettante, siamo con Giovanni Italia, allenatore dell'Atletico Nissa. Scoppiettante, tutta la prestazione è stata scoppiettante, perché penso che nel primo tempo abbiamo giocato solo noi, non proprio bene, ma solo noi. Eppure questo infortunio di Sanè ci ha un po', tra virgolette, condizionato. Non per colpa del ragazzo che è entrato, Calogero Cordaro, ma perché evidentemente il centravanti andava a giocare sempre su Calogero, che essendo più piccolino abbiamo sofferto un pochettino. La squadra però ha giocato da squadra, ha provato, si è disunita 5 minuti alla fine del primo tempo, poi è ritornata in campo concentrata, attenta. Per la verità abbiamo creato due pericoli, credo, con Vaccaro, uno nel primo tempo e qualche altro nel secondo. E poi quel rigore ci ha sbloccato, quel rigore ci ha aiutato e ci ha aiutato a tirare fuori, come dire, la vera essenza di noi, quella di dare il massimo, di aiutarci uno con l'altro e di buttare il cuore oltre l'ostacolo. Buone entrambe di gioco, campo pesante,
prima di campionato, un campionato che conosciamo poco. Effettivamente sì, io sono fuori dal calcio da 14 anni, quindi io sono il primo a conoscere poco gli avversari, però il campo lo conosciamo, lo sappiamo, non deve diventare una scusa, perché lo è anche per gli avversari, bruttino. Noi dobbiamo provare a giocare, ci stiamo provando e ci proveremo ancora. Quello che ci sta un po' mettendo la zavorra è questa, la squalifica oggi di Di Marco, l'infortunio di Sané e anche la cattiva condizione di Pulci. E quindi tre difensori centrali non in buone condizioni ci hanno un po' fatto soffrire. Abbiamo dei ragazzi che devono ancora lavorare per migliorare. E comunque, ripeto, queste sono le lacune su cui dobbiamo lavorare, non criticare, ma lavorare per crescere. E poi c'è questa anima di questa squadra che secondo me è un'anima importante. Che obiettivi ha l'Atletico Nizza quest'anno? E vedendo la partita di oggi, il mio obiettivo sarebbe quello di lottare così su ogni partita, in ogni partita, e lottare giocando a calcio, lì dove è possibile e lì quando ce lo permettono. E evitare queste ingenuità difensive che, ripeto, con l'ingresso di altri giocatori d'esperienza sarà un po' più facile, sarà più difficile per gli avversari farci gol in questo modo.